Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria, mostra un trend stabile rispetto alle settimane precedenti. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 26 aprile è pari a 860. L'RDT sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero aumento, attestandosi ad un valore di 1,07. L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per le classi di età mostra un trend in diminuzione in tutte le classi di età. L'incidenza più elevata è riscontrata nelle classi d'età tra gli 11 e i 13 anni, mentre la più bassa è nella classe d'età tra i 19 e i 24 anni. Questa crescita, legata sicuramente al lungo ponte del 25 aprile e alle vacanze pasquali, dimostra però ancora una volta l'importanza della responsabilizzazione e che non dobbiamo, soprattutto in contesti di sovraffollamento, con difficoltà a mantenere il distanziamento, abbandonare le misure di prevenzione come l'utilizzo della mascherina e il lavaggio delle mani. La vaccinazione continua a rappresentare la soluzione principale per salvaguardare la salute e limitare il più possibile gli effetti più gravi della malattia prodotta dal Covid. Di conseguenza è necessario che tutti i soggetti fragili e gli over 80 siano coperti anche con quarta dose di vaccino. La regione rivolge quindi un invito a tutta la popolazione a vaccinarsi o a completare il ciclo vaccinale secondo le indicazioni per fascia d'età o stato di salute. Gli investimenti inseriti nel PNRR destinati al potenziamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale dimostrano chiaramente la volontà da parte dell'assessore Luca Coletto e della governatrice Donatella Tesei di investire sul territorio orvietano. È il commento della Lega di Orvieto. La direzione verso la quale si sta procedendo, continua il documento, dopo una fase caratterizzata dalla pandemia, è quella di una riorganizzazione della rete regionale dei servizi territoriali ed ospedalieri, inquadrata nell'ottica di un miglioramento e un potenziamento dei servizi rivolti ai cittadini. In questo quadro rientra l'ospedale Santa Maria della Stella e la sanità orvietana, nei confronti dei quali sono stati sviluppati una serie di progetti fondamentali che prenderanno forma grazie agli investimenti intercettati grazie al PNRR e indirizzati anche verso risorse umane e strumentazioni. Tanto basta per smentire gli allarmismi della sinistra che, dopo anni di immobilismo e di smantellamento dei servizi sanitari, continua a rendersi protagonista di polemiche becere e strumentali invece di ammettere che finalmente la sanità orvietana ora ha un futuro. Si amplia ad oltre 9 comuni il protocollo d'intesa per la realizzazione di un percorso cicloturistico permanente che colleghi Perugia e Assisi. La proposta era stata avanzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Francescone Sentieri e in prima battuta erano stati coinvolti il comune di Perugia in qualità di capofila e quelli di Assisi, Bettona, Bevagna, Cannara, Castiglione del Lago, Corciano, Gubbio, Lisciano, Niccone, Maggione, Montone, Passignano sul Trasimeno, Spello, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica, che avevano sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa il 30 novembre del 2021. Ora altri 9 comuni, e cioè Bassia Umbra, Città della Pieve, Costacciaro, Paciano, Panicale, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Torgiano, hanno aderito al protocollo d'intesa, aggiungendosi ai 16 originari. Il nuovo documento, aggiornato di durata triennale, eventualmente rinnovabile, è stato sottoscritto nel corso della mattinata del 28 aprile scorso dai rappresentanti degli enti coinvolti nel corso di un incontro svoltosi nella Sala Loi di Palazzo dei Priori. La città rinascimentale di Città di Castello ospiterà la quinta edizione di Only Wine Festival, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine italiane. 100 i produttori selezionati ogni anno dall'Associazione Italiana Sommelier in tutta Italia e oltre 350 le etichette in degustazione. Come ogni anno saranno previsti banchi d'assaggio all'interno dello storico Palazzo Bufalini. Nella sontuosa Sala degli Specchi si terranno ogni giorno numerose degustazioni guidate a tema, un'occasione significativa di conoscere al meglio le caratteristiche dei vini presenti insieme ai migliori sommelier e ai produttori. Lo conferma la conferenza stampa che abbiamo fatto 10 giorni fa al Vin Italy, dove abbiamo riempito tutta la sala, dove c'era tutta la stampa di settore. Questo ormai è un evento di livello nazionale, dove quest'anno saranno presenti a Città di Castello 151 cantine. Abbiamo fatto un po' uno strappo alla regola perché il numero di richieste era enorme, soprattutto perché lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di ospitarne solamente 80. Torno
all'evento dello scorso anno in piena pandemia, perché quello è la dimostrazione della salute e della forza che ha un evento, perché noi in un mese siamo riusciti a portare a Città di Castello un evento con 80 cantine. 80 cantine che sapevano bene che probabilmente il risultato dell'evento sarebbe stato non come in passato, ma sono venute proprio perché vogliono bene a Holy Wine e vogliono bene a Città di Castello. Quest'anno è un grande ritorno, avremo una sezione dedicata allo champagne con dei giovani produttori di champagne, avremo una sezione dedicata ai vini da merenda, che è una novità a livello nazionale, con un giornalista molto famoso, Francesco Saverio Russo, che curerà questa sezione molto curiosa e molto interessante, e poi avremo questa nuova collaborazione estremamente prestigiosa con la AFIBI. La Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti. Continua la partnership, la collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, che coorganizza insieme a noi la manifestazione, e insieme alla delegazione AISE di Città di Castello, che curerà tutta la parte tecnica organizzativa di questa manifestazione, che è estremamente complessa nella sua gestione e nella sua organizzazione. L'Orvitana non fa sconti a nessuno e liquida la pratica Bastia con un sonoro 4-1. A segno Greco, Guazzarone, Nicodemo e Sciacca, quest'ultimo al dodicesimo centro stagionale. Adesso un solo punto in due partite, manca la formazione biancorossa per raggiungere il record di punti in un campionato a 18 squadre. Ma la squadra oramai si è liberata, diciamo, in qualche modo. Abbiamo visto anche partita che era ancora tesa, perché magari ancora la matematica non ci diceva che avevamo vinto. Ora sono due o tre partite che vedo una squadra molto sciolta come nelle prime giornate del campionato. Obiettivamente bello anche a vedersi, insomma, ecco. La società invece sì, è già in clima prossima stagione, c'è dubbio, le preoccupazioni non sono poche. Vabbè, ricominciamo con le preoccupazioni come l'anno scorso, dopo non ci crede nessuno, Vedo sorridere poi. No, vabbè, la volontà ovviamente di andare avanti c'è. A volte, come si dice, le gambe non seguono la testa, nel senso che comunque bisogna stare con i piedi per terra. Purtroppo l'economia in questa situazione non ci aiuta in questo momento, perché poi tutte le cose si possono fare se gira tutto, insomma, se no diventa difficile, però ce la metteremo tutta sicuramente. Speriamo che tutti gli amici continuino a darci una mano, e speriamo che si aggiunga innanzitutto qualcun altro, ma anche la città stessa, che potrebbe far molto di più. Con questo è tutto. TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.